Discorso di fine anno del Presidente Luigi Lucchi, 31 dicembre 2017. Per molte di voi, cari italiane, e molti di voi, cari italiani, direi la totalità del popolo italiano, sono un volto e una voce nuova, sconosciuta. In effetti sono stato nominato Presidente della Repubblica da pochi giorni e in modo rocambolesco. In Italia è successo quanto nessuno immaginava. Tutta la classe politica e la classe dirigente hanno lasciato il paese, in pratica sono fuggiti. Nella storia dell'Italia questo è già avvenuto ed era l'8 settembre 1943. Fuggiva allora vigliaccamente quel re d'Italia che il mio predecessore Mattarella ha voluto riportare sul sacro suolo italiano come emblema del suo modo scialbo di fare il Presidente della Repubblica, fregandosene dei sentimenti degli italiani. Eravamo allora in piena seconda guerra, con cambiamenti di alleanze in atto. Gli Stati Uniti e l'Inghilterra, da nostri nemici, diventavano nostri amici, e i tedeschi, da nostri amici a nostri nemici. Il re e il governo fuggivano da Roma per raggiungere le zone del sud del paese già liberate dai nuovi alleati, lasciando la Germania con le sue truppe a occupare l'Italia centrale e del nord. La confusione e lo sbando erano totali e il popolo era lasciato solo nella catastrofe della guerra e nell'occupazione nazista. Oggi il caos, mascherato da un'apparente e inquietante tranquillità, nello stile dell'ultimo Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, è come allora. Il popolo non è lasciato solo, io non voglio che sia solo. Ho già firmato come Presidente della Repubblica la nazionalizzazione della Banca d'Italia, che ritorna a occupare il ruolo che occupava fino al 12 febbraio 1981, quando fu compiuto il primo subdolo alto tradimento ai danni del popolo italiano, ponendo in mani nemiche, direi dei cravattari, il nostro debito pubblico. Debito pubblico che riconosciamo oggi con atti conseguenti per onorarlo nella misura del 58% del PIL e non al 120% della produzione lorda vendibile, raggiunto grazie ai comportamenti da usurai dei fondi di investimento e la complicità dei traditori del popolo. Onoreremo e restituiremo solo il debito pubblico reale che avevamo prima di regalare la Banca d'Italia agli strozzini, e quindi il 58%, e privarci come nazione, tradendo la Costituzione, dell'indispensabile potere come nazione libera di battere moneta e di far acquistare solo dalla Banca d'Italia i nostri titoli di Stato. Era il 58% della produzione lorda vendibile e il 58% del nostro PIL lo onoreremo e restituiremo. La situazione di emergenza che viviamo mi ha portato a nazionalizzare d'imperio la produzione e distribuzione di energia elettrica, le società petrolifere del gas, oltre alle ferrovie, le autostrade, le poste, le compagnie telefoniche, i trasporti e le compagnie aeree. Sono nazionalizzate anche tutte le società multinazionali che producono e distribuiscono cibo. Va scongiurato infatti il pericolo per ritorsioni l'Italia si è immobilizzata e gli scaffali dei supermercati lasciati vuoti. Con l'avvento degli Stati Uniti d'Europa, come le desideriamo noi, applicando per davvero leggi sulla concorrenza e monopoli, tanti settori ora nazionalizzati torneranno ai legittimi proprietari. La nazionalizzazione infatti è ritenuta solo indispensabile per poter riacquistare la nostra libertà di popolo italiano, che è costata tanti anni di lotte, sofferenze e tantissimo sangue dei nostri martiri. Libertà che ci hanno tolto lentamente giorno per giorno con la mendace scusa che è l'Europa che lo chiede. Cari italiane e italiani, siamo praticamente in guerra. Non è una guerra convenzionale, ma le vittime e i suoi effetti sono gli stessi. Non eravamo più un paese libero e dobbiamo tornare a essere un paese libero. La mia unica promessa come vostro presidente democraticamente eletto è che ci riusciremo. Dobbiamo riuscirci, possiamo farcela.
Non siamo fuori dal tunnel della crisi globale. Non eravamo fuori dal tunnel, non eravamo all'inizio di una ripresa economica come ci propinavano tutti coloro che sono ora fuggiti. Eravamo schiavi e propensi a diventarlo maggiormente, spogliati di tutti i nostri veri diritti. Torneremo liberi, ma ci saranno alcuni anni di dolore, sacrificio, sudore e lacrime per tutti. Il Parlamento è praticamente deserto. Desidero che l'Italia sia una repubblica democratica come ci hanno consegnato i partigiani, i padri costituenti, i partiti nati dalla Resistenza, i nostri vecchi. Proprio per questo ho chiesto alla Corte Costituzionale di ripulire la nostra Costituzione repubblicana e democratica di tutte le lordure che vi sono state apportate dal 1963 a oggi, farla tornare come quella firmata dal mio predecessore Enrico De Nicola il 27 gennaio 1947. Ho chiesto di ripristinare la legge elettorale per la Camera e il Senato con cui sceglievamo i nostri rappresentanti fino alle elezioni del 1992. Eliminare insomma tutte le leggi elettorali truffa. Ho firmato il decreto per fissare nuove elezioni il 4 marzo 2018. Sono all'opera giuristi democratici di grande valore per predisporre snelli regolamenti per la Camera e il Senato e soprattutto per comporre nei diversi settori proposte di testi unici semplici, comprensibili a tutti. Poche settimane di lavoro parlamentare ci consegneranno nuove leggi, abrogando milioni di leggi incomprensibili e raffazzonate, fatte ad arte per non essere comprese dal popolo. Selve di leggi e leggi astruse sono lo strumento per avere una società nella pratica quotidiana senza leggi, alla mercé dei prepotenti e potenti che calpestano qualsiasi diritto e qualsiasi persona. Avremo diversi testi unici e non più di 500 leggi. Per disciplinare con chiarezza lo scibile umano sono più che sufficienti. Credenti e non credenti possono infatti constatare che con il dono della sintesi è sufficiente un decalogo, i 10 comandamenti per disciplinare la vita di un uomo verso gli altri uomini e addirittura verso Dio. Ho incontrato Papa Francesco per renderlo edotto della situazione e delle intenzioni di governo e di politica estera dell'Italia. A margine dell'incontro si è convenuto che anche la Chiesa italiana pagherà con piacere l'IMU da subito e si impegnerà a mantenere con solerzia il proprio patrimonio storico che rende l'Italia il paese più interessante del mondo. A fronte di tutto questo è possibile per i contribuenti innalzare liberamente l'aliquota di donazione dell'8 per mille fino al 12 per mille. Analoghi incontri sono avvenuti con i rappresentanti di tutti gli altri credo religiosi. Prontamente, grazie a Papa Francesco, abbiamo potuto avere cordiali rapporti con la Merkel, con Putin e fissato un incontro per i prossimi giorni con il governo degli USA e della Cina. Abbiamo stretto un accordo di reciproco aiuto in questa convulsa fase con l'Inghilterra. L'Italia non vuole l'attuale Europa. Dall'attuale Europa l'Italia è pronta a uscire immediatamente. Da ieri è ritornata in vigore la lira, sospendendo l'uso dell'euro. Torneremo all'euro quando avremo finalmente gli Stati Uniti d'Europa. L'Italia vuole gli Stati Uniti d'Europa con una banca pubblica europea, con il debito pubblico in comune, con l'emissione di titolo di Stato europei. L'Italia vuole un'unica sede del Parlamento europeo. L'Italia vuole un Parlamento europeo liberamente eletto che dia vita a uno snello governo europeo con un unico ministro della difesa, un unico ministro degli esteri, un unico esercito che garantisca la pace e dissuada dalle aggressioni. La Troica europea per l'Italia è già soppressa e nessuno di loro, perfino il loro autista, non possono mettere piede sul suolo italiano. Sarebbero immediatamente processati per crimini contro l'umanità. L'energia in Europa avrà lo stesso costo in ogni paese e ogni paese contribuirà a produrla in modo pulito. Nella ricerca e innovazioni saranno investiti ingenti risorse. L'Europa smetterà di essere neocoloniale e sfruttare le nazioni africane, corrompendole e ritardando i loro processi democratici, oltre che ad obbligare milioni di persone ad essere profughi, a emigrare per garantire ai pescicani europei manodopera a basso costo.
Poter vivere nel proprio paese è un diritto di ogni umano, essere umano, sacro e inviolabile, che contribuiremo a far rispettare. Diversa è la libertà e la libera circolazione di ogni persona, liberata però dal bisogno e dalla costrizione, e anche il desiderio di chiedere liberamente la cittadinanza è garantito. L'Europa non venderà e non acquisterà armi. L'Europa non parteciperà a nessuna azione di guerra camuffata ad azioni di pace. L'Europa rilancerà le Nazioni Unite e la FAO, oltre a tutte le organizzazioni internazionali, liberandole da tutte le loro inappropriate e vergognose fonti di spese che la riducono di fatto a luoghi per stipendi da nababbi senza nessuna utilità per i bisognosi. L'Europa e non i singoli stati siederanno in questi consessi, con il peso rappresentato da una grande potenza economica e culturale. L'Europa deve diventare un continente di pace che facilita per davvero la pace mondiale, tenendo a freno gli indicibili espansionismi che mettono a repentaglio la vita dei popoli. Le scuole europee, le università, iniziare da quelle italiane, debbono essere eccellenti e assorbire subito dopo il sistema sanitario rigorosamente pubblico le risorse maggiori, come del resto grandi risorse debbono essere destinate alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale. A margine di tutta questa attività politica, economica e di politica estera, come Presidente della Repubblica ho ripristinato le amministrazioni provinciali abrogando l'anticostituzionale legge Delrio. È già avviata la riforma pensionistica tenendo ben distinto la previdenza dal settore sociale. Dopo i 60 anni, donne e uomini possono andare in pensione decidendolo loro liberamente di farlo. Anche in questo settore, come tutto il settore pubblico, è in vigore la regola cosiddetta Olivetti. Un manager non potrà avere una retribuzione superiore di 10 volte lo stipendio minimo di un operaio della sua azienda. La pensione previdenziale più alta non potrà superare di 10 volte la pensione sociale minima. Le pensioni sociali minime sono di 1.000 euro attualizzabili. Ogni persona handicappata avrà dalla nascita almeno 2.000 euro e un assegno di accompagnamento. Le aliquote impositive per le tasse al momento vengono lasciate nella stessa misura, ma sono soppresse tutte le accise sui carburanti, tutti gli orpelli che considero tasse occulte, come ad esempio il bollo auto, marche da bollo, diritti di segreteria e tanto altro. Le tasse devono rispondere al diritto costituzionale della progressione in base alla capacità contributiva. Nel bollo auto c'è progressione? Agnelli per una Fiat 500 non paga forse la stessa cifra che paga per il bollo un suo operaio? Sono quindi tutti orpelli e vessazioni anticostituzionali. I modelli per la dichiarazione dei redditi sono notevolmente semplificati e verranno compilati in presenza del contribuente in uffici territoriali in cui troveranno occupazione a spese dello Stato miriadi di commercialisti che non saranno più richieste dai contribuenti in considerazione della facilità con cui si dovranno e si potranno pagare le tasse. Le tasse in pratica saranno concordate utente per utente. L'evasione raggiungerà i livelli della Svizzera e sarà minima, fisiologica ma nella percentuale svizzera. Possiamo osare, dopo alcuni anni difficili, di ambire la felicità e senza dubbio la serenità di ogni singolo cittadino. Dobbiamo superare luoghi come le carceri, che non hanno mai rappresentato un serio deterrente al crimine e al contrario sono focolai d'odio dove il crimine si specializza. Nessun cittadino deve essere costretto ad armarsi e a sostituirsi nei compiti dello Stato di difesa e tutela. Lo Stato con efficienza, razionalizzando le forze dell'ordine, deve tornare a garantire tranquillità e a sconfiggere la criminalità, che siamo arrivati a definire per negligenza microcriminalità. Vengono eliminati inoltre tutti i contributi occulti alla stampa e televisione. La RAI sarà ridotta a un'unica rete pubblica, mentre due reti saranno cedute a chi al momento non detiene altre reti televisive e strumenti di comunicazione. La stampa, visto la sua importanza per la democrazia, deve tornare libera. Ci saranno campagne ad iniziare dalle scuole
per indurre ogni cittadino ad acquistare il proprio giornale, che proprio per questo deve vivere con i propri mezzi e il prezzo stabilito per le edicole. La libertà di pensiero e parola devono diffondersi nella massima libertà. La libertà per ogni cittadino è sacra e conforme all'articolo 3 della Costituzione, che è bene che ogni italiano lo conosca a memoria. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Lo Statuto dei lavoratori, compreso l'articolo 18, è ripristinato e sono incentivate forme di autogestione della produzione in modo che gli operai, concorrendo all'ottima produzione e innovazione, possano trarre dei benefici e dividendi. È vivo il desiderio di considerare come vero Stato sociale la piena occupazione. La ricchezza dello Stato italiano non sarà stabilita in base alla produzione lorda vendibile, ma alla voglia di vivere, la soddisfazione di vivere dei propri cittadini, in base alla bellezza delle città che ripristineremo, come del resto quella di ogni paese. Vivere nel bello è un diritto e un dovere per tutti. Al bello si arriva anche attraverso l'educazione, al galateo, che tornerà a avere un forte valore educativo. Le regioni in Italia vengono ridotte a 5 e tutte a statuto speciale. Desiderando un'Europa federale, non possiamo vivere in uno Stato centralista. I parlamentari saranno remunerati per la loro attività per permettere giustamente a tutti e non solo ai ricchi di fare politica. La remunerazione, compreso le spese di viaggio e residenza a Roma, non potrà superare i 10.000 euro netti mensili. Gli amministratori locali, gli iniziali dei consiglieri regionali, avranno una retribuzione scelta dai propri elettori, barrando la cifra già sulla scheda elettorale vicino al singolo nome dell'amministratore votato dal singolo elettore. Per i partiti e i sindacati si porteranno a termine le riforme, le leggi e i regolamenti indicati dalla Costituzione del 27 gennaio 1947 e mai attuati per fissare i loro diritti e doveri. La Repubblica sarà formata da 5 regioni, 92 province, 3 città metropolitane, Roma, Milano e Napoli, e da 8.500 comuni. Non sono consentite altre forme di governo, soprattutto se di secondo grado, cioè con amministratori non eletti direttamente dai cittadini. Si ribadisce la vocazione, che la vocazione dell'Italia è la produzione di grande qualità in ogni settore, sia artigianale che industriale o agricolo. Tutte le produzioni devono essere di ottima qualità e con grande valore aggiunto. Abbiamo la vocazione per storia, tradizioni, biodiversità, per diventare la cucina mondiale del buon cibo. L'Italia è il baluardo contro l'obesità, ma anche contro lo spreco del cibo. A maggior ragione saremo un museo ben curato per tutto il mondo. In questa logica non sono consentiti allevamenti intensivi e neppure colture intensive. Un popolo felice, quale possiamo essere, ha anche animali felici. Rimbocchiamoci, cari compatrioti, le maniche, attraversiamo questi mesi treventi e sbocciamo insieme in una nuova Italia, in una nuova Europa, in un mondo migliore, che avremo contribuito fattivamente a costruire senza la paura dell'ignoto. Educhiamoci a vivere apprezzando ogni cosa e rispettandola nell'Eden Italia. In definitiva, il vero slogan dell'Italia è il futuro a un passato. Nella speranza di non avervi portato al sonno come il mio predecessore Mattarella, auguro a ognuno di voi un forte desiderio di riacquistare la libertà perduta per colpa di tanti e anche per colpa di ognuno di voi, che avete vissuto per decenni di TV solo commerciali, con lo slogan ben inculcato "me ne frego". Ma adesso il nostro slogan nazionale è "mi interessa". Buon anno, possiamo farcela.